Una sera da Portoviro, amici del cuore a Portoviro per la 15ª edizione del progetto Il cuore motore della vita. Un momento significativo del progetto è stata la donazione di 2 defibrillatori, uno dei quali è stato consegnato alla scuola media di Portoviro. Questo gesto è stato reso possibile grazie al contributo finanziario di Unicredit, che ha scelto di investire parte dei fondi del progetto in questa attrezzatura salvavita. Questo progetto, che si chiama Cuore Motore della Vita, è un progetto che va rivolto alle scuole medie, quindi seconda media in particolare, e alle scuole elementari, la quinta elementare. All'interno di questo progetto, che è finanziato da enti esterni, ecco, nell'ultimo anno il finanziatore più importante è stata Unicredit. Il progetto ha 15 anni. Io lo seguo da 9 anni, dal 2015, progetto in pratica negli anni si è allargato sempre di più. Noi quest'anno abbiamo avuto 99 classi, l'anno scorso pensavamo di avere avuto già di aver raggiunto un picco massimo, erano 94, quest'anno siamo trovati con un numero addirittura superiore. 99 classi, il progetto si sostanzia nell'intervento di un medico che entra nella classe e parla ai ragazzini di quinta elementare, ragazzi di seconda media, parla del cuore, principali malattie che lo possono colpire, gli stili di vita, le abitudini di vita da adottare per mantenere il cuore in buona salute. Poi, nella seconda parte della lezione, generalmente l'intervento del medico dura 2 ore. Nella seconda parte il medico parla della rianimazione, il primo soccorso, come effettuare un primo soccorso quando si vede una persona che perde i sensi, che cade a terra o che si trova per terra in grande difficoltà, e il medico poi con il manichino fa vedere ai ragazzi, utilizzando un manichino, fa vedere ai ragazzi come si pratica il massaggio cardiaco.